Ciao, sono Tommaso, oggi andiamo a vedere cos'è la 100 Thanks Miles. 100 Thanks Miles è una corsa in solitaria che correrò il 15 aprile, percorrendo appunto 160 km, 100 miglia. Perché correre 4 maratone di seguito? L'idea è quella di correre per raccogliere fondi per il piccolo rifugio, che è un luogo dove le persone con disabilità possono trovare accoglienza, assistenza e valorizzazione. Questa mia idea nasce dalla mia passione per le 100 miglia americane. Questi video, questi film, ho ascoltato podcast dove questi atleti corrono nei boschi, corrono nelle foreste. Why 100 miles? People ask me this all the time. Do you do it all in one push? E questa sensazione, questa avventura mi ha sempre affascinato un sacco, soprattutto nell'ultimo anno dove ho cominciato a correre ultra trail. Ho quindi deciso di provare questa distanza, ma di provarla in un modo un po' più soft, quindi senza dislivello, e allo stesso tempo ho approfittato per fare del bene. Ho conosciuto il piccolo rifugio lo scorso maggio al Gran Raid delle Prealpi, che è una gara di trail dietro casa fondamentalmente. Ho corso la 40 km con questo foglio attaccato nello zaino. L'organizzazione ha promosso questa iniziativa che si chiama Corro con te. Consisteva nel correre la gara con il nostro nome e quella di un ospite del piccolo rifugio. Durante la gara le persone mi chiedevano cosa fosse, quindi ho avuto l'occasione di parlare con loro del piccolo rifugio, di condividere. E finita la gara ho voluto anch'io approfondire questa conoscenza con questa struttura e soprattutto con Cristina. Sono andato a conoscerla di persona, le ho regalato la medaglia che abbiamo vinto insieme. E da qui ho avuto l'occasione di avvicinarmi di più a questa struttura, ma soprattutto al discorso delle disabilità, che secondo me spesso vediamo come un aspetto un po' lontano o comunque qualcosa che ho la sensazione che voglia essere nascosto. Quello che voglio fare con questa 100 miglia è riportare l'attenzione su questo tema, sul far conoscere la struttura, le persone che ci lavorano, e soprattutto cercare di raccogliere fondi per dare la possibilità agli ospiti di accedere a servizi migliori, esperienze migliori. Cosa succederà quindi il 15 aprile? Partirò probabilmente mezzanotte o qualche ora prima nel venerdì sera per fare questi 160 km. L'idea è di partire da Vittorio Veneto, raggiungere poi il piccolo rifugio di Ponte della Priula, passando per Conegliano, e poi quello di San Donà, passando poi per Treviso. Dopo queste due tappe rientrerò a Vittorio Veneto per Oderzo e Sacile, concludendo così questo anello di 100 miglia, circa 4 maratone. E durante il percorso mi accompagneranno dei compagni di viaggio per più o meno brevi tratti, c'è anche chi si è proposto di correre tutta la distanza. Se avete voglia di farmi compagnia potete scrivermi alla mail che vi lascio in descrizione, sia se siete podisti o se anche siete ciclisti. Se siete ciclisti dovrete avere ovviamente molta, molta pazienza, perché le velocità non saranno velocissime. L'idea quindi è correre tutto il sabato, compresa la notte, e di arrivare il sabato sera. Molti di voi mi hanno scritto per accompagnarmi, mi hanno chiesto gli orari, il tracciato. Il tracciato lo trovate sul sito dell'iniziativa, che è 100km.it. Però le tempistiche ancora non mi sono chiare. Sto aspettando qualche allenamento lungo per capire meglio il mio passo, e poi sappiamo bene che nelle distanze così lunghe prevedere con grossa precisione sarà difficile, quindi vi darò delle linee guida e poi ci terremo aggiornati sugli orari. Vi invito a seguirmi anche su Instagram, dove condivido i miei step, i miei allenamenti, e parlerò della 100 Thanks Miles con regolarità, e anche su Strava, dove se volete potete trovare i miei allenamenti. Come supportare questo progetto potete andare sul mio sito 100km.it e da lì troverete il link per donare. Oppure ancora potete semplicemente parlare di questa idea con i vostri amici, con i vostri parenti, e condividere questo video per fare conoscere questa idea a più persone possibili. Piccolo inciso su chi sono e su cosa faccio: sono Tommaso e faccio il fotografo di matrimoni in montagna e il content creator nel mondo dello specialty coffee. Da qualche anno mi sono appassionato alla corsa, circa 3-4 anni, e nell'ultimo anno ho cominciato a correre ultra trail, arrivando a correre fino a 80 km. Bravo Tommaso, bravissimo! Dai che ci sei! 25esima posizione per te Tommaso! In generale tutte le attività che mi portano a stare all'aria aperta mi fanno sentire bene, e quindi arrampico, scio, faccio camminate in montagna,
cerco appunto di spendere più tempo che posso all'aria aperta. Quello che mi ha fatto capire la corsa, appassionare alle corse di ultradistanza, è stato questo aspetto che non ho trovato in altri sport più corti, più esplosivi magari, ma il fatto di stare tante ore fuori, il fatto di stare tante ore da solo, la trovo come un'incredibile occasione per conoscerci, per passare attraverso delle situazioni, delle sensazioni, avere un'occasione in più di introspezione. Questa cosa mi piace tantissimo. Oltre al lavoro e alle passioni, porto avanti con mio grande amico un podcast che parla di emotività, di introspezione, di tematiche quotidiane, e si chiama Pensa che ti passa. Bentornati a Pensa che ti passa, questo nuovo 2023. Lo potete trovare su Spotify, comunque vi lascio anche di questo il link in descrizione. Volevo poi ringraziare le persone che mi stanno aiutando con questo progetto. La prima di tutti è Giulia, che mi sta supportando e sopportando soprattutto. Poi c'è mio run, che mi fornirà l'attrezzatura, quindi scarpe ed abbigliamento per correre queste 100 miglia. Tia di Studio Mazze, che mi ha aiutato con tutta la parte di branding e mi aiuterà poi anche con la parte di merchandise. Piccolo inciso, rimanete collegati perché stiamo pensando delle magliette sia tecniche sia delle t-shirt da tutti i giorni da fare per questa iniziativa. E poi ultimo ma non ultimo, Tommaso del Piccolo Rifugio, che è fondamentale con il suo contributo che mi sta dando per i comuni teccati stampa in generale, per riperire i contatti. L'idea di questo canale è di raccontare nei prossimi mesi il mio, tra virgolette, avvicinamento a questa 100 miglia, quindi di raccontarvi gli allenamenti, di raccontarvi la struttura del Piccolo Rifugio, di raccontarvi le persone che ci lavorano e di quindi condividere questo viaggio con voi. Uscirà un video ogni settimana e con tematiche diverse legate alla corsa, legate al mondo della disabilità. Quindi se siete interessati iscrivetevi al canale, rimanete collegate. Potete seguirmi anche su Instagram, ThrowingTommy, trovate il link in descrizione, e se volete vedere anche i miei allenamenti mi trovate anche su Strava. Ci vediamo la prossima settimana.